Un po' di riposo e poi si tornerà a parlare di come costruire la nuova JoJo Tesi Group. Stavolta però l'impressione è che il primo passo non sia solo quello di definire il budget da investire nel prossimo campionato, ma di chiarire le situazioni di coach Paolo Moretti e Giulio Iozzelli. Per quanto riguarda il direttore sportivo, c'è da registrare la pressione di Varese, che con lui vorrebbe strappare un accordo in tempi brevissimi. Sul fronte tecnico, l'allenatore più vincente e più amato della storia del Pistoia Basket si prenderà ancora un paio di settimane per decidere. Io credo che dobbiamo prenderci un po' di tempo, credo che sia importante guardarci dentro, noi, il club, io credo che passerà qualche settimana, dopodiché cercheremo di parlare tutti quanti con sincerità e con serenità, cercando di fare il meglio individualmente, ciascuno di noi ovviamente per se stesso, ma anche nel bene del club e per il club. Quindi adesso andiamo un pochino in ferie, ci salutiamo stasera con i tifosi e questa è una bella iniziativa, una bella cosa. Poi noi ci salutiamo tra di noi augurandoci il meglio per le nostre carriere individuali, e mi riferisco soprattutto a quella dei giocatori, perché poi alla fine il giocatore, come anche l'allenatore, voglio dire, pensa al proprio futuro e alla propria carriera. Poi l'allenatore ha anche una responsabilità diretta nei confronti del club, però insomma guardiamo all'estate adesso con serenità, e poi quando ci saranno i momenti caldi in cui prendere le decisioni sarà il momento anche che le renderemo note a tutti, ma in questo momento è il momento della pausa, della riflessione e della vacanza.